Ciao ragazzi, benvenuti a un altro blog. Tanto tempo che non ci sentiamo, tipo ho fatto quel blog della Sicilia. No, ma ragazzi, quanto mi sono divertito in Sicilia, cioè veramente una figata. Poi sono andato 5-6 giorni a Olbia e sì, bella Olbia, cioè tutto, cioè vicino a Olbia, in realtà è tipo più vicino a San Paolo, verso Santo Toro, cioè in mezzo diciamo che è Vacciledi il posto dove sono andato io. E diciamo che sì, bellissimo, quello che volete, il mare è stupendo, ma cioè manca, cioè in questa vacanza ho scoperto realmente, nel senso, cosa, come fai una vacanza con i tuoi parenti e i tuoi amici. Cioè, può essere anche nel posto più bello del mondo, ma se non hai amici non ti diverti. È una cosa che, una lezione di vita che ho scoperto quest'anno. E proprio perché in Sicilia mi sono divertito talmente tanto, cosa che sono tornato e adesso ho iniziato il lavoro. Adesso lavoro in un hotel qua a Milano. Però, siccome il 24 agosto è il mio compleanno, adesso tra poco faccio 18 anni. Mi stacco un attimo dal lavoro, verso il 23 e tipo me ne vado di nuovo in Sicilia fino al 3 settembre, cioè talmente è stato bene che addirittura mi ospitano giù, cioè ho già preso i biglietti del volo, tra l'altro cioè, ho battuto i record di record, tipo 5, ho fatto, cioè, faccio 5 viaggi in aereo. Ho fatto già 3 viaggi con questi, andata e ritorno, altri 2-5 viaggi in aereo nel giro di un mese e mezzo, quindi per me è un record. Poi vabbè, se ne parliamo con gli assistenti di volo che ne fanno tipo 3 o 4 al giorno, però vabbè. Comunque lì, come avete visto, è magico, magari se riuscirò a farvi vedere di più. Comunque intanto mi sto incazzando col mouse della Apple perché sono 70 euro di mouse e si scarica veramente in fretta, cioè non so più cosa fare. Boh, vabbè. Allora, oggi volevo iniziare bene questa serie di Apple Vlog che spero di fare. Se ho tempo, perché faccio 8 ore al giorno, inizio alle 7 del mattino e finisco alle 3. E lì sono mezzo morto perché mi sveglio alle 5 e mezza di mattina. Comunque faccio il turno dalle 7 alle 15 o dalle 15 alle 23. E l'ultima settimana prima di partire, quella dal 18 al 22, sembra sì, faccio la notte, cioè ragazzi, dalle 11 di notte alle 7 di mattina. Penso che sia una cosa abbastanza devastante. Vabbè, comunque volevo iniziare questa cosa, soprattutto dicendo grazie alla team. Perché mia madre talmente spende i soldi, ha ricevuto un'offerta dalla team che si chiama Team Exclusive. È un'offerta che fanno soltanto a certe persone che sono clienti, diciamo, molto, che la team si tiene molto bene, molto stretto. E quindi cosa fa? Fa delle tariffe. Sul foglio che loro ti danno, puoi decidere un telefono, che sono gli ultimi usciti, tranne il 3GS ovviamente. C'è la possibilità di scegliere l'iPhone 3G, 16 GB bianco, nero, l'8 GB nero, l'N97 bianco, nero, come qualsiasi modello HTC Touch Pro. E il massimo della quota da spendere sono 5 euro di ricarica. Tu fai 5 euro di ricarica al mese per 24 mesi, solamente questo, quindi se fai un breve calcolo sono 120 euro e ti paghi un telefono. Mia madre oggi si è andata a ritirare questo. Non so se qualcuno ha intuito che cos'è. È un iPhone 3G da 16 giga, cioè semplicemente, e lo paga 120 euro, 5 euro al mese per 24 mesi. Basta fare una ricarica da 5 euro e il telefono te lo sei pagato. Purtroppo non lo fanno a tutti questa offerta. Comunque, ragazzi, c'era da scegliere se l'8 giga nero o il 16 giga nero o il 16 giga bianco. Tra l'altro, c'era l'ultimo modello bianco e l'ultimo modello nero del 16 giga. Mia madre ha visto il bianco, se ne è innamorata, ha preso questo. Però adesso non lo sa, ha detto che preferisce un telefono con le taste. Magari adesso gli do il K850 della Sony Ericsson, no? Non lo so, oppure lo prende mio fratello, ma penso di no. Al massimo prende mia madre, che dovrò insegnargli come usarlo. Comunque è veramente bello, veramente veramente bello. E non è il 3GS,
Però comunque il 3G, il 3G bianco, 16 giga è veramente un bel telefono. Cioè lo vendono ancora, se lo trovi, a 569, mi sembra. E lo paga 5 euro al mese, cioè neanche lo paga, nel senso fa una ricarica da 5 euro di rimane, lei fa tipo 20, 30, 40 euro di ricarica al mese, come un abbonamento, ma spenderebbe di più. E fa un sacco di offerte, quindi la TIM ha fatto questo regalo a mia madre. Ho scoperto che il volume di questo telefono è molto più alto del Edge che ho io. Comunque, boh, vabbè, lo conoscete tutti questo telefono, ragazzi. Appena messo il 3.0.1, è un bolide. Cioè, penso che il 3GS sia ancora più veloce, però veramente bello, veramente, veramente un bel telefono. Bene, e niente, con oggi concludiamo qui l'Apple Blog. Non sarò... Se farò il vlog sarà molto breve o comunque non di spiegazione di varie cose, di cose molto complicate perché non ho tempo di cercare, ovviamente, di informarvi bene in questi giorni, dato il lavoro che prende molto. E quindi niente, dai, ci sentiamo più avanti, nel prossimo Apple Vlog, va bene? Statemi bene ragazzi, anzi innanzitutto buone vacanze, anzi innanzitutto. Comunque, buone vacanze e divertitevi. Tanto io sono qua a Milano per andare a lavorare. Però vabbè, i miei giorni di vacanza per ora me li sono fatti. Vabbè. E qui è tutto. Dai, ciao ciao ciao.